ragazzi, ragazzi, sono tutti quanti carichi in parte del canale, belli arzilli, una mattinata piena di notizie anche un po' sconcertanti e spaventose che riguardano soprattutto Delict e Di Maria. Quindi partiamo subito prima con i saluti e ringraziamenti come sempre a tutti gli iscritti, ragazzi. Come ho detto, stiamo avanzando spediti verso 8007, siete veramente straordinari, mi date una grande carica ogni giorno per fare contenuti speciali per voi. Un altro ringraziamento che va invece a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, partiamo subito col discorso legato a Di Maria, perché sta tenendo sempre più banco. Di Maria sembrava intenzionata a venire da noi, aveva detto sì a quello che dicevano tutti i giornali e anche tanti blogger, ma in realtà sembra più intenzionata ad andare al Rosario, finire la carriera là, concentrarsi sul mondiale, eccetera. Evidentemente non si è trovata la quadra, staremo a vedere cosa accadrà, magari ci sarà una sorpresa ai primi di luglio, però in questo momento la situazione è molto stazionaria e pende verso il no. Per quel che riguarda Delict, l'argomento più toccante e più importante di mattinata, invece mi sono arrivate appunto delle fonti sia americane che inglesi che ho confrontato con le mie, e purtroppo Matias è intenzionato ad andare via, non vuole rinnovare con la Juventus. Il motivo lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che ve lo dica, l'innominato è la ragione principale della sua scelta, insomma del suo malcontento, e vorrebbe andare appunto a confrontarsi con un calcio più propositivo, più europeo. Magari a uno United, dove c'è Ten Hag che l'ha lanciato, ricordatevi, a 19 anni all'Ajax, e gli ha dato anche la fascia da capitano, diciamo spingendolo, no? Anche ad alti livelli in Champions League. Oppure i Blues, che appunto lo vogliono là, lo vogliono al Chelsea, e Tuchel stravede per lui, è disposto a fare pazzie, addirittura a buttare nel piatto i 105 milioni della clausola, se non 120, insomma. La Juve in ogni caso, da De Ligt, deve ricavare come minimo 85 milioni, che sarebbero il valore del cartellino di De Ligt che avevamo speso appunto nel 2018. Quindi in ogni caso dobbiamo fare questo sacrificio, no? Se vogliamo, bisogna vedere per che cosa, per arrivare a quale giocatore, perché se stiamo sacrificando anche lui per fare una campagna di acquisti del cavolo, per dire una parola appunto onesta e senza francesismi, a questo punto mi viene da pensare che anche la campagna degli abbonamenti sia tutta una truffa per far passare ai tifosi il fatto che ci stiamo rafforzando, apriremo un nuovo ciclo, e in realtà ci stiamo indebolendo e mettiamo dentro Berardi, Raspadori e giocatori di questo calibro. Io spero ancora fino all'ultimo, l'1 luglio, che non sarà così, ma mi voglio riallacciare a questo discorso di apertura per parlare della figura di Allegri in una veste diversa stavolta. Allora, anzi, due vesti, ve ne faccio due. Una, la concubina di Agnelli, che è un termine che ho coniato dopo anni di ricerca, a parte gli scherzi, comunque mi viene solo da pensare che veramente sia una sorta di amante perfetto, perché dopo la delusione Conte, Agnelli ha dovuto cercare una sorta di appagamento, no? E a livello anche emotivo e sentimentale, e ha cercato di trasformare Allegri con le sue arti oscure in un allenatore che non è mai stato. Ed è palese, perché Conte se n'è andato in maniera molto, diciamo, scorbutica, se vogliamo, dopo quella battuta dei 110 euro. E dopodiché Agnelli ha virato su un allenatore in erba, perché pensateci, Allegri veniva dal Cagliari, ha fatto le annate al Milan e poi è venuto alla Juve. Quindi secondo me lui ci ha visto più di quello che doveva vederci, lo ha sobbarcato di salamelecchi, di complimenti, gli ha dato tutti i giocatori che voleva, gli ha messo la stampa ai suoi piedi, e purtroppo questo ha coperto e ovattato tutto quanto. Però c'è un però: oltre a questa figura dell'amante, voglio sottolineare anche la figura che si è creata proprio da poco, dello Yes Man perfetto, Jim Carrey del film Yes Man, e il parallelismo con Allegri, col suo sorriso smagliante, no, 32 denti. Perché? Perché in questo momento Allegri sembra più un personaggio che sta facendo tagliare i costi all'azienda. Cioè, non lo stanno più vedendo come un allenatore fallimentare che porta a casa zero titoli, lo stanno vedendo come l'uomo che mette zizzanie con i giovani per poi venderli a 10 milioni, oppure l'uomo che manda via Ronaldo così l'azienda risparmia 85 milioni, l'uomo che mette attriti con De Ligt facendo passare Chiellini e Bonucci come meglio di loro così prendiamo i soldi della clausola. Tutti questi sotterfugi, come per dire, avete visto Allegri, uomo aziendale, ci fa risparmiare soldi, anzi ci fa guadagnare, perché non vince una mazza, ma voi non dovete guardare quello, voi dovete guardare di più. Lui non è un semplice allenatore, lui è, non so, la spalla destra di Agnelli, della presidenza, perché avete visto, lui pensa al fatturato aziendale, va oltre, no, i titoli, i meriti sportivi. Cioè, io penso proprio che
se è così, siamo veramente in brutte mani. Io, era un ragionamento a voce alta che vi volevo fare da un po', però ho scelto oggi, in un momento un po' di stanca, no, del mercato, e anche in un momento in cui non posso parlare di Zidane, non ho ancora materiale sufficiente, quindi sto tenendo un attimo i reni in barca. Ovviamente era sempre stato un no, perché il massimo del 10% non era una certezza, però in questo momento qua di lenta, no, di stanca, di magra del mercato, volevo fare questa analisi, perché non mi sembra normale che Allegri goda di tutta questa protezione. L'unica spiegazione appunto è, uno, la faccenda un po', diciamo, satirica, no, della figura dell'amante, e l'altra il discorso dello yes man aziendale, cioè un allenatore che è andato oltre il ruolo dell'allenatore stesso, no, che mette dettami, tatticismi, insegna a giocare ai giocatori, gli fa lavorare sui fondamentali, come anche nel basket, cioè i giocatori forti continuano ad allenarsi sui fondamentali, sul controllo palla, sulla trasmissione di palla, sulla visione periferica, tutte queste cose qua. Allegri non è un allenatore, ormai è risaputo, quindi Agnelli ha creato questo nuovo identikit che rispecchia la figura dell'aziendalismo totale, perché uno che ti fa risparmiare soldi, ti fa incassare, non vince niente, ovviamente non è un allenatore, è soltanto uno stratega che sta seguendo i dettami dell'azienda, e poi all'occorrenza, quando arrivano i fenomeni, i campioni, vince anche lui, cioè cosa che potrebbe fare chiunque. Quindi lui è praticamente una sorta di familiare aggiunto della famiglia Agnelli. Questo purtroppo è brutto da dirlo, da dire, ma è la verità dei fatti. Quindi io sono sicuro che i campioni in questo momento qua stanno scappando da Allegri. Pogba sta venendo da noi soltanto perché lo United non gioca la coppa più importante e andrebbe all'Europa League. Invece lui vuole giocare la Champions League. Si deve preparare al Mondiale. E quindi allo United non era così sicuro di giocare perché non era ben visto da Ferguson, da tutti i tifosi e da tutto l'ambiente. E invece la Juve è il dio indiscusso. Giocherebbe titolare, gli darebbero le chiavi del centrocampo, quindi capite anche voi che tornare a Torino da campione, da fenomeno, osannato da tutti, è perfetto. Quindi andiamo oltre il discorso Allegri, perché Pogba era stato lanciato da Conte, se vi ricordate, è diventato quello che è diventato da 19 ai 21 anni, 22, grazie a Conte, grazie alla sua grinta, grazie alla sua capacità di plasmare giocatori dal nulla, e poi ovviamente ha continuato con Allegri, con le capacità che aveva già acquisito, e poi ovviamente è scappato appena potuto, cioè appena c'è stata un'offerta buona con un ingaggio alto, è andato via. Quindi insomma, questo è un po' il quadro della situazione, non abbiamo un mercato dignitoso, siamo ancora fermi al 24 di giugno, mancano 6 giorni alla chiusura del mese fiscale, quindi all'1 di luglio si spera che qualcosa succeda. Ripeto, i nomi sono sempre quelli, Arnautovic, pupillo di Allegri come vice Vlahovic, Molina come terzino destro in sostituzione di Cuadrado, Kostic sulla fascia sinistra per fare tutta la fascia, Pogba l'abbiamo detto, Di Maria probabilmente salterà, quindi i nomi sono quelli, Adesso si sta parlando un po' lentamente di Zaniolo, che è più probabile che rimanga alla Roma o piuttosto vada in un'altra squadra, addirittura si parla di Tottenham da Conte. Quindi ragazzi, questa è un po' la situazione, molto altalenante, molto difficile da decifrare, molto imprevedibile, e quindi dobbiamo soltanto andare avanti giorno dopo giorno, ora dopo ora, cercare di capire a tentoni quello che accadrà. Ditemi la vostra, mi raccomando, come sempre, lasciate un bel pollice alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte forte, ciao ragazzi!